Duplice omicidio a Cerignola, nel Foggiano, uccisi a coltellate padre e figlio Giuseppe Dell'Olio, 65 anni, con precedenti penali, raggiunto da una coltellata al petto, e Francesco Dell'Olio, di 24, colpito al collo e all'addome. Il presunto killer è un parente delle vittime, Francesco La Stella, di 45 anni, con piccoli precedenti per stupefacenti. Il duplice omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio, avvenuto nel box delle vittime in via dei Tulipani. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, qualche mese fa Francesco Dell'Olio avrebbe avuto un piccolo incidente stradale ed avrebbe chiesto alla Stella di produrre per lui dei documenti sanitari. Ieri pomeriggio la Stella ha chiesto ad un amico dipendente della ASL di Foggia e testimone del duplice omicidio di accompagnarlo per consegnare i documenti ai parenti. I quattro si sono incontrati nel garage, attrezzato come appartamento con letto ed angolo cottura. Nel corso del litigio Giuseppe Dell'Olio avrebbe scaraventato contro la Stella un fornellino elettrico e, mentre il testimone interveniva per calmarli, il 65enne avrebbe estratto un coltello a serramanico dalla tasca nel tentativo di colpire il dipendente ASL. La Stella avrebbe allora afferrato un grosso coltello da cucina ed avrebbe colpito prima il figlio, poi il padre. Ma questa versione dei fatti non convince gli inquirenti, che propendono più per un regolamento di conti, probabilmente un grosso debito contratto con le vittime per l'acquisto di una partita di droga.